Un saluto cari amici di Extreme Hardware, oggi parleremo di uno dei NAS più interessanti prodotti da Synology, lo faremo mostrandovi quello che è il bundle e quindi il contenuto della confezione di questo prodotto e elencando le caratteristiche tecniche dello stesso. Stiamo parlando del Synology DS1513+, un NAS rivolto soprattutto alle aziende medio-grandi. Andiamo in primis a vedere quello che è il bundle del prodotto per poi andarne a elencare tutte le varie caratteristiche tecniche. Bene, all'interno della confezione troviamo, oltre vabbè, ovviamente al NAS Synology DS1513+, troviamo un piccolo foglietto di benvenuto che ci illustra come avviare l'installazione del prodotto, quindi inserendo gli hard disk, accendendo poi collegando il NAS al router e andando sulla pagina find.synology.com per iniziare la configurazione del NAS. Mettiamo questa da parte. Troviamo poi insieme al NAS una piccola confezione di cartone contenente all'interno il cavo di alimentazione classico con presa asciugo. Facciamola vedere con presa asciugo classica. Troviamo due cavi LAN RJ45, le chiavettine, vediamo se riusciamo a metterle a fuoco, le chiavettine per chiudere i vari bay del NAS in tutta sicurezza, quindi inserendo la chiavetta all'interno all'interno della serratura, e poi troviamo tutte le varie vitine per avvitare tutti gli hard disk. Non troviamo nient'altro, non troviamo CD perché Synology ha abolito praticamente l'utilizzo dei CD e tutta la documentazione la potete trovare sul sito internet. Bene, dopo aver dato uno sguardo veloce al contenuto della confezione del Synology DS1513+, andiamo ad elencarne le caratteristiche principali. Parliamo di un NAS 5 bay dotato di processore Intel Atom Dual Core operante a 2,13 GHz. 2 GB di RAM DDR3 espandibile a 4 GB. Sul retro troviamo 4 porte USB 2, 2 porte USB 3 e 2 porte SATA. Oltre queste porte ha anche ben 4 porte LAN RJ45 che permettono di quadruplicare la banda grazie al supporto link aggregation. Andando avanti, ovviamente ha un supporto RAID, abbiamo la possibilità di creare volumi RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 oppure JBOD e SHR. Oltre a questo abbiamo la possibilità di migrare dei volumi RAID, abbiamo quindi RAID migration e anche di espandere i nostri volumi senza dover per forza ricostruire tutto il volume stesso tramite l'aggiunta di nuovi hard disk o la sostituzione dei nostri hard disk con degli hard disk più grandi. Oltre a questo ha un completo scusate, supporto alle unità esterne come ad esempio il DX513 che permette l'aggiunta di ben 5 bay ognuno, quindi un totale di 10 bay aggiunti e quindi un'espansione di memoria appunto di capacità da 20 terabyte massimi dati dai 5 bay del DS1513+ ad un totale di 60 terabyte dati da il nostro NAS più 2 unità esterne. Tutte queste caratteristiche le potrete trovare ovviamente nella recensione dettagliata dove riportiamo anche i test del prodotto, trovate il link qua sotto. Quindi vi rimando a quella per tutti gli approfondimenti. Vi ringrazio da Angelo, dalla redazione di Extreme Hardware, per adesso è tutto. Alla prossima, ciao!